La premessa è prima di tutto valorizzare la montagna bergamasca, attirando un turismo in questo caso di nicchia che esprime anche a livello nazionale ma soprattutto europeo una grande richiesta di servizi e appunto residenzialità per il turismo legato al mondo fragile, non solo della disabilità, stiamo parlando di ospitalità senza barriere, ma fragilità anche in senso lato rispetto per esempio alla popolazione anziana. Sappiamo che i dati sull'invecchiamento in generale europeo stanno aumentando e le richieste delle persone disabili, per cui con accessi facilitati piuttosto che servizi dedicati, accessi ai musei, possono in questo caso coincidere. Quindi un progetto legato a una montagna sostenibile e aperto alla fragilità andrebbe e andrà, spero, a contentare una forte richiesta. Quindi insieme un progetto che lega appunto una sensibilità verso questo tipo di utenza, ma anche una forte scommessa per la montagna bergamasca di essere la prima a livello italiano a fare un'offerta del genere.